Buongiorno a tutti quanti, siamo alla quarta ed ultima predicazione che riguardava il Tempio di Dio. Eravamo partiti 3 settimane fa alla ricerca del Tempio di Dio e eravamo partiti da una coppia di versetti che era Esodo 25,8, che diceva che essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Questo era il santuario primo, quello originale, quello che era stato stabilito da Dio durante l'esodo dentro il Sinai, e poi c'era stato un tempio fisico a Gerusalemme che era stato distrutto nel 70 d.C. dall'imperatore Tito, e a un certo punto avevamo scoperto che questo tempio non era più necessario, perché, come dice prima in 1 Corinzi 3,16, Paolo, non sapete che siete il tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi? Per cui noi siamo il tempio di Dio, noi siamo, bello che, scusate, ufficiale Filippo Anderson a quest'anno, ho dimenticato di spingere il collegamento sull'iPad per le notizie, per cui adesso ogni tanto c'era qualche flash che scappa fuori della situazione contrattuale dei calciatori italiani. E dicevamo che noi siamo il Tempio di Dio si è mosso da un posto fisico a un posto spirituale, noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo diventati il posto dove Dio si trova, dove Dio, noi incontriamo Dio attraverso lo Spirito Santo. Ma abbiamo visto anche che non è automatico, che solo il Tempio di Dio, se sono costruita sul progetto di Dio, se sono consacrato, se sono consacrato a Dio e se offro me stesso o me stessa a Dio. C'è un ultimo passo, che è un passo probabilmente il più importante per seguire il Signore ed essere il Tempio di Dio. Sono il Tempio di Dio se mi muovo secondo il volere di Dio. Sapete, in Esodo Dio aveva predisposto per filo e per segno di come costruire il Tempio, quello che si chiamava il Tabernacolo, perché lui sarebbe stato là nel Tabernacolo e avrebbe incontrato il suo popolo tramite quel Tempio, anche se veramente avrebbe incontrato una sola persona, il suo sacerdote, e una volta all'anno. Il Signore aveva indicato per filo e per segno come costruire. Probabilmente nel prossimo anno ecclesiastico faremo una serie di predicazioni, perché la maniera con cui è stato costruito il tabernacolo è molto importante, perché ha tante implicazioni simboliche per noi credenti, però questo lo vedremo nel prossimo anno. Però mi voglio concentrare oggi su una caratteristica di questo tempio. Mi dai la prima slide? Lo leggiamo in Numeri 9, un brano abbastanza lungo. Numeri 9, dal 17 al 23, è tutto quanto un brano. Avanti. Numeri 9, dal 17 al 23. Dice così: e tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo. Quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo, i figli di Israele osservavano la prescrizione del Signore e non si muovevano. Se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo, all'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore si mettevano in un cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. O se dopo un giorno, una notte, la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo 2 giorni o un mese, un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano. Ma quando si alzava, si mettevano in cammino. All'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino.
cammino. Osservavano la prescrizione del Signore secondo l'ordine trasmesso dal Signore per mezzo di Mosè. Brano molto lungo. Avete notato quante volte ha ripetuto all'ordine del Signore? All'ordine del Signore, all'ordine del Signore, all'ordine del Signore. Il tabernacolo non era costruito per essere un tempio fisso, qualche cosa che stava lì fermo, sempre bloccato, ma era un tempio mobile. Ora, chi è che decideva di spostarlo, secondo il versetto? Era Mosè che li aveva portati via dall'Egitto? O forse era Aron il sommo sacerdote? Assolutamente no, assolutamente no. Nell'uno nell'altro era sempre solo una decisione da parte del Signore. Era una decisione di Dio. E notate che quando si muoveva il tabernacolo, il tempio, non è che si muoveva il tempio, vabbè, diceva, vabbè, portate il tempio dove va la nuvola, poi noi arriviamo con comodo. No, tutto il popolo smontava baracche e burattini, si dice, e prendevano e portavano il tempio da un'altra parte, dove diceva la nuvola. La nuvola si fermava, lì veniva costruito il tempio di nuovo, si veniva rimontato, e tutto intorno venivano montate le varie perché vedete, la parte importante dell'accampamento non erano le tende dove le persone dormivano, non erano le tende dove le persone mangiavano, non erano nemmeno le tende dove le persone si lavavano. C'erano delle prescrizioni abbastanza strette per quanto riguardava le abluzioni, i lavaggi sani, ma non erano quelle le parti importanti. La parte importante dell'accampamento era dove era Dio, e dove era Dio intorno veniva costruito l'accampamento. Non ci pensi. Avete mai riflettuto perché il Signore ha tenuto 40 anni il suo popolo all'interno del deserto del Sinai? Perché sono usciti dall'Egitto, no? Sono arrivati quasi subito a Canaan, e poi per 40 giorni hanno cominciato, 40 anni hanno cominciato a girare e girare. Uno è vero, uno dei motivi è quello che leggiamo al capitolo 13 di Numeri, perché in pratica erano arrivati a Canaan e avevano mandato i 12 esploratori, e i 12 esploratori erano ritornando, tranne due, avevano detto: il posto è meraviglioso, ci sono i grappoli alti così, scorre il latte e niente, però ci sono i giganti, ci sono le città fortificate, noi sembravamo formiche. E Dio ha detto: ma non vi fidate di me? Okay, perfetto, io non mi posso. Se voi non mi fidate di me, io non mi posso fidare di me. E invece girare in tondo 40 anni, fino a che tutti quelli di quella generazione di esploratori fossero morti, tranne due, Giosuè e Caleb. E guarda caso, erano gli unici due che avevano detto: ma un attimo, se il Signore è dalla nostra parte, si può fare. Si può fare. L'altro motivo, e è importante, non lo troviamo in Numeri, ma lo troviamo in Deuteronomio. Deuteronomio 8 al versetto 3. Dice così: egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Che cosa significa? Tutto quello che procede dalla bocca del Signore è quello che mi tiene in vita. Tutto quello che procede dalla bocca del Signore sta scritto qua dentro, ma tutto quello che procede dalla bocca del Signore significa anche tutti i comandamenti, tutte le volte che il Signore mi dice di fare qualcosa. Quando il Signore diceva: muovete la tenda tramite la nuvola, muovete l'accampamento, quello era un ordine del Signore, quella era la bocca del Signore che stava parlando. Dio doveva insegnare al suo popolo, che l'ha fatto per 40 anni, ad essere completamente dipendente da lui.
soltanto lui, ad obbedire completamente ai suoi ordini, a farli ad obbedire anche quando non capivano, anche quando la decisione non faceva, non aveva nessun senso, non sembrava avere nessun senso, anche quando Dio ti chiedeva di fare qualche cosa che sembrava impossibile, come conquistare delle città fortificate dove c'erano i giganti con un esercito di straccioni, erano nomadi, erano profughi, erano migranti, magari migranti al contrario perché tornavano nella terra promessa, ma erano quello. E Caleb e Giosuè avevano detto: Signore è con noi, noi ce la possiamo fare. In quel deserto Dio era la sola guida, era la sola guida. Al giorno c'era la nuvola e alla notte c'era la colonna di fuoco, per cui Dio si vedeva comunque, giorno la nuvola, notte il fuoco. Il messaggio era chiaro, il messaggio era: se volete che io sia fra voi, voi dovete muovervi quando io vi dico di muovervi. Ma questo valeva per il tempio fisico nel deserto, no? Però noi abbiamo detto che il tempio adesso siamo noi. Allora, questa regola che tu vai dove ti dico io valeva soltanto per il vecchio tempio, il tempio del tabernacolo, oppure vale per noi? Leggiamo quello che dice Gesù in Giovanni al capitolo 15, versetto 10 e poi versetto 14. Gesù dice così ai suoi discepoli, per cui a noi: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel mio amore. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Ora, abbiamo detto che io sono il Tempio di Dio, no? E che lo Spirito vive in me, attraverso lo Spirito Santo. E Dio è lo stesso Dio dell'Antico Testamento, non è che è cambiato, è lo stesso. È lo stesso che muoveva l'accampamento tramite la nuvola, che gli diceva qua, poi qua, secondo il suo volere. E Gesù lo riafferma: voi siete miei amici se fate le cose che io vi dico di fare, se mi obbedite. Dio vuole ancora che il suo tempio non sia un tempio fisso. Dov'è il tempio di Dio in questo momento? C'è un tempio fisso, c'era Gerusalemme, distrutto nel 70 dopo Cristo. In Apocalisse c'è scritto che quando ci sarà un nuovo cielo e nuova terra, non ci sarà più un tempio, perché la presenza di Dio e di Gesù sarà il tempio. Per cui il tempio fisso, fisico, fermo, non c'è San Pietro, non c'è la Mecca, non c'è nessun posto fisico, è un tempio mobile che si muova non con la logica umana, ma con la logica superiore, una logica che è quella di Dio, che tutto sa, che tutto vede, che tutto controlla. Per cui, per essere il tempio di Dio, deve accettare che ci saranno momenti per muoversi. Ora, nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, c'è una conversazione che Gesù ha con tre differenti persone a cui dice di muoversi. Il primo è un discepolo che sembra rispondere bene, ma vediamo. Luca 9,57. Mentre camminavamo per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù rispose: le volpi hanno il lontane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Sembra rispondere bene, ma ricordate che Gesù legge il cuore dell'uomo, ci legge dentro. E quello che leggeva nel cuore di quel discepolo è che il discepolo voleva un posto fisico dove stare con Gesù, dove stare assieme a Gesù, un tempio forse, non lo sappiamo.
Gesù afferma un'altra cosa invece, una cosa che è stata differente, che per essere suo discepolo bisogna essere degli eterni pellegrini, degli eterni migranti, perché Gesù non ha un posto fisico dove stare, non c'è un luogo, non c'è una casa, non c'è un tempio, ma abita nel cuore di tutti coloro che lo hanno accettato e che vogliono seguirlo. Qui è un posto mobile. Mi dice: le volpi hanno le tane e gli uccelli i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Io non starò mai fermo. Sei pronto? Sei pronta a vivere una vita eternamente in bilico? Avere sempre le valigie pronte, a decidere di abbandonare le belle cose che hai costruito intorno, la tua casa, il tuo lavoro, le tue amicizie, i tuoi affetti, e a cui sei legato, a cui sei chiaramente legato, sei legato, e che ti piacciono. Sei pronta ad abbandonare tutto questo per onorare Gesù e portare il tempio dove Dio vuole che sia andato? Attenzione, non ho detto che tutti quanti dobbiamo diventare missionari in Africa, in Sud America, in India o anche in Europa. Solo alcuni sono chiamati ad essere missionari. Solo alcuni, Giuseppe e Annalita, sono stati chiamati ad essere missionari in Zimbabwe. Oppure Stefania Lazzarin, missionario in Togo, oppure la nostra Amy, che è stata missionaria in Italia per 12 anni. È Dio che chiama a essere missionari, ma è Gesù che legge il nostro cuore. E che cosa vuole leggere nel nostro cuore Gesù? Vuole leggere la tua disponibilità a muoversi secondo il suo cuore. Vuole sapere che tu, nel momento che lui decide di farti missionario, sei pronta a lasciare baracche e burattini, a prendere le tue poche valigie e ad andare e a lasciare tutto quanto. È quello che vuoi leggere. È possibile che nella tua vita non ti chiederà mai una cosa, ma nel tuo cuore ti deve essere la disponibilità, perché potrebbe arrivare un giorno a muovere le tende della tua vita contro i giganti, contro le città fortificate. E non avendo le armi che hai normalmente sulla terra, le spade, le lance, i carri armati, i cacciabombardieri, i sottomarini, ma andando in guerra soltanto con la sua benedizione e con il suo favore. Sei pronto, sei pronta a muovere contro le tue più grandi paure? Perché sai che quella cosa che Dio ti sta dicendo di fare, tu non sei capace di farla. Caleb e Giosuè sapevano bene che non erano capaci di attaccare città fortificate. Non siamo capaci. Però Dio sì. Dio sì. Così facendo, quando tu farai delle cose che non sei capace di fare, la gloria non sarà tua, ma sarà la di Dio che la resa possibile. Quasi 20 anni fa mi fu chiesto di aprire una casa molto trasfone. Voi ci crediate o no? Io all'epoca ero una persona abbastanza timida, già detto un po' timida. Io non avevo velleità di stare sul palco, era l'ultima cosa che volevo. Io volevo mettermi seduto in fondo a una saletta di una chiesa e ascoltare il Vangelo. Era quello. Ma il Signore mi ha sfidato a fare una cosa che non ero capace di fare. Circa 10 anni fa il Signore mi ha sfidato ad andare in una terra bella, gli Stati Uniti, ma facendo un volo molto lungo. Io purtroppo fisicamente ho dei problemi per cui più di tanto non posso stare in un luogo chiuso, seduto, perché soffro, proprio fisicamente soffro. Il
signore mi ha sfidato a dire ok, ma tu prendi un aereo e farai 18 ore, 12 ore su quell'aereo. Io non lo potevo fare, ho detto, signore, io 12 ore non posso stare seduto. Sono andato negli Stati Uniti tramite la grazia del Signore e quello che è stato, e il frutto è stato una conferenza internazionale che voi sapete bene abbiamo organizzato assieme. Circa 5 anni fa il Signore mi ha sfidato ancora di dire a me, ok Marco, tu vai in Zimbabwe, a questo punto non erano 18 ore ma erano quasi 24 ore, perché c'erano 18 di aereo più non mi ricordo quante di autobus. Impossibile per me andare, non è possibile. Il Signore mi ha sfidato, io ho detto Signore, io non ci riesco, tu sai, 24 ore seduto per me non è possibile. Sono arrivato in Zimbabwe a trovare Anna Rita e Giuseppe. E la gloria non è la mia, non sto dicendo io che sono bravo. Perché se io fossi partito per lo Zimbabwe per fare una vacanza, probabilmente sarei dovuto andare in un ospedale. Ma col Signore sono arrivato in Zimbabwe. Col Signore sono arrivato in America. Tramite il Signore ha piantato questa chiesa. Perché io ho detto, io Signore non sono capace di piantare una chiesa, tu sì. Poi c'è un secondo discepolo che risponde. Risponde con un buon motivo, ma risponde con un buon motivo. Ma Luca 9, 59, 60. A un altro gli disse, seguimi. Ed egli rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Ora, cosa c'è di più giusto di assistere al funerale di un padre? Ma Gesù afferma che anche quello messo dinanzi all'annunzio del regno di Dio diventa poca e insignificante cosa. Ti voglio chiedere, quali sono le cose giuste che stai facendo adesso che ti frenano dal muovere il Tempio di Dio per annunciare l'Evangelo di Dio? La famiglia, giusto? Il lavoro, cosa giusta? La stessa chiesa, la tua stessa chiesa. Cosa sono regole giuste, ma che ti impediscono di obbedire al comandamento di Gesù? Seguimi. Gesù dice che diventano cose morte che altri possono seppellire. Il tuo compito è quello di obbedire e di muovere il Tempio secondo il suo volere. Diventano cose morte che altri possono seppellire, non tu. Il tuo tempio appartiene a lui, ricorda, che ha fatto quel tempio. Attenzione, non sto dicendo che devi vendere tutto quanto e vivere come, fare come Francesco d'Assisi, che ha venduto tutto quanto e l'ha data ai poveri. Ma Gesù anche qui vuole sapere che sarai disposto a fare, se te lo chiedi, se serve. Terzo viandante sembra fare una richiesta semplice, ma sembra fare una richiesta semplice, ma Luca 9:61-62. Un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'arato e poi lo volga lo sguardo indietro ad alto per il regno. Cosa c'è di male di andare a salutare la propria famiglia, i propri amici, persone con cui sei stato per tanta parte, sapendo che per altrettanta parte, forse di più, non li vedrai più? Fammi andare a salutare 5 minuti, vado, dico ciao e ritorno. Ma Gesù dice che Gesù sa che in questa maniera vivrà in te la nostalgia e il rimpianto per i giorni passati, perché già stai rimpiangendo quello che stai perdendo, che stai andando a salutare.
perché? Perché non li vedrai più, per cui ci sarà questo nel tuo cuore. E lui dice, se tu vivrai la tua missione, la missione che ti chiedo, con questa, con questo spirito, con questa frustrazione, tu non sei adatto. Attenzione, non sto dicendo che tu devi aiutare la tua famiglia e i tuoi amici, chiudere le porte in faccia a tutti quanti, ma che per essere efficace come tempio di Dio non dovrai avere rimpianti. Non dovrai dire sì, il Signore mi ha chiamato a fare il missionario in Alaska, però a casa si stava tanto bene, che bel caldo, mi ricordo quelle estati, ah, potessi essere ancora lì, e invece il Signore mi ha voluto qua. Non dico che dovrai avere rimpianti, non sto dicendo che non devi pensare a queste cose, ma che non devi rimpiangere, non devi rimpiangere. Gesù sceglie i suoi servitori in base a queste tre caratteristiche: alla tua disponibilità a muovere il tuo tempio, alla tua disponibilità ad abbandonare ciò che hai, alla tua disponibilità a non rimpiangere la scelta che hai seguito. E guarda caso, proprio, se vedete il Vangelo di Luca, dopo questi tre versetti c'è l'inizio del capitolo 10. Luca 10, al versetto 1, Gesù li ha scelti in base a queste caratteristiche, infatti ne ha scelti 70. Luca 1, 10, versetto 1, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città, in ogni luogo dove egli, dove egli stesso stava per andare. Li ha scelti, quelli che avevano quelle caratteristiche. A tu potresti dirmi, ok Marco, tu mi stai dicendo che se io devo seguire il Signore sarà una vita continuamente, continuo in movimento, per cui dovrò muovermi in continuazione. Assolutamente no. Ti ricordi il tabernacolo? Quanto si muoveva? Un giorno? Un mese? Un anno? Quanto vuole del Signore? Per essere il tempio di Dio devi accettare che ci saranno momenti, momenti per osservare. Una personalmente, io odio questi momenti. Voi vedete che sono un ipercinetico, un iperattivo. Io per sentirmi vivo devo lavorare, lavorare. Mia moglie mi dice, Marco, basta, fermati, adesso se andiamo 5 giorni via, il mio problema è staccarmi dal lavoro e smettere di controllare le email dal mio cellulare di lavoro e smettere di controllare le email dal mio cellulare di chiesa, perché io sono così. Lavorare mi fa sentire vivo, ma ci sono periodi in cui l'aspettare non è meno biblico del muoversi. Marco 6 al versetto 1, e Gesù disse loro, venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Difatti era tanta la gente che andava e veniva e che essi non avevano neppure tempo di mangiare. Sapete, talvolta Dio ci mette in stand-by, sui nostri apparati elettronici, cosa facciamo con il sintonizzatore satellitare? Lo stacchiamo dalla spina per spendere? No, lo mettiamo in stand-by. Si accende una lucetta rossa che ci dice, ok, io sono pronto a riaccendermi, ma in questo momento no. Qualche volta Dio ci mette in stand-by. Perché ci mette in stand-by? Per svariati motivi, per tanti motivi. Ci sono momenti che servono per ricaricarci, questo è un momento per ricaricare. Gesù aveva visto la necessità dei suoi discepoli dicendo, ok ragazzi, se voi continuate così scoppiate, venite qua, almeno mangiate, almeno mangiate. Però ci possono essere momenti in cui ci mette in stand by perché ci fa studiare meglio la sua parola per equipaggiarci meglio, per servire meglio. Ci sono momenti che ci mette in stand by
perché dobbiamo pentirci di nostri comportamenti, di nostre cadute, e ci dice: ok, un attimo, fermo, ritorna a me, prega, e poi ti rimetto in prima fila. E poi ci sono quelle volte che il motivo è semplicemente perché io sono Dio e ho deciso così. Momenti in cui non c'è un motivo, non sono stressato, non ho avuto cadute, sto studiando proficuamente la Bibbia, e il Signore ti dice: fermo, perché? Fermo, perché? Fermo, non chiedo. Questi sono i periodi che odio di più, ma arriva. E dopo quasi 30 anni che servo il Signore, posso dirti che sono i momenti in cui ho appreso di più, in cui più sono cresciuto, in cui più ho imparato. Ho imparato di più quando il Signore mi ha messo a sedere in panchina piuttosto che le volte che mi aveva messo al centro dell'attacco della sua squadra, a fare il centravanti. Sono quelle volte in cui sono cresciuto di più, quelle volte in cui ho dovuto accettare che Dio è sovrano, che io sono il suo servo e che lui sa molto meglio di me quello che va bene e quello che, di cui ho necessità di me. È la volontà di andare? Gesù mi dice di andare, allora vado, faccio il mio meglio. È la volontà di Gesù di rimanere? Allora rimango, obbedisco e accetto senza mormorare che Lui sa che è il meglio. Proverbi dice questo. Il cuore dell'uomo, Proverbi 16, versetto 9. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore di Gesù. Possiamo meditare le nostre vite. Io posso dire, posso questionare il fatto che Gesù mi mette in panchina, ma è lui che deve mettersi. In conclusione, siamo alla fine di questo excursus, di questa corsa che abbiamo fatto per cercare il Tempio di Dio. Siamo partiti alla ricerca del Tempio di Dio e abbiamo dovuto constatare che per cercare il Tempio di Dio non bastava che fermarci e guardarci dentro noi stessi. Per trovare che il Tempio di Dio siamo noi. Per scoprire che ora siamo il Tempio di Dio. Ma che ciascuno deve diventare, deve cercare, deve essere il Tempio di Dio se seguire una via che normalmente è in salita. Ma alla fine di questa salita ci sta questo. Apocalisse 3, versetto 12. Sta parlando di noi o di tutti coloro che credono in Gesù e diventano il Tempio di Dio. Gesù dice così: io farò dei vincitori le colonne del Tempio del mio Dio e non ne usciranno più. Scriverò su di loro il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che sta per scendere dal cielo, dal mio Dio. Su di loro scriverò anche il mio nuovo nome. Sei pronto affinché Gesù scriva su di te il tuo nuovo nome? Tu non ti chiami Marco, tu non ti chiami Giovanni, tu non ti chiami Enzo, tu non ti chiami Lucia, tu non ti chiami Maria, tu ti chiami in un'altra maniera. Gesù ti darà il suo nome. Sei pronta ad essere il Tempio di Dio? Sei pronta ad essere il Tempio di Dio? E a ricevere il suo nome? Andiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù. Grazie che tu ci darai un nuovo nome, che non sarà il nostro vecchio nome corporale,
il nostro nome da uomini e da donne fallaci, da uomini e da donne peccatrici, ma ci sarà il tuo nome su di noi, quello che durerà in eterno. Se tu che mi hai ascoltato o che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io accetto che sei tu che muovi il mio tempo, che sei tu che decidi dove andare, che sei tu che vuoi che io mi muova. Per questo io ti prometto che accetterò che ci sono momenti in cui mi posso muovere, momenti in cui io ti darò la mia completa disponibilità, completa, totale. Momenti in cui io non ti cercherò in un posto, ma ti cercherò dentro me stesso, mettendo a disposizione la mia voglia e la mia decisione di abbandonare quello che ho intorno se tu me lo chiedi, di cancellare quello che sono le mie priorità per mettere le tue priorità. E Signore, io ti prometto che accetterò anche un momento in cui mi metterai in panchina a riposare e non ti chiederò perché, se non c'è un motivo evidente, ma mi fermerò, aspetterò in silenzio che tu mi rimetta davanti, perché in quei momenti io voglio crescere per essere uno strumento tuo sempre migliore per testimoniare di te e agli altri. Tutte queste cose io te le prego nel tuo santo nome.